Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi ragazzi mi vedete in una maniera diversa, differente al solito. Perché? Perché oggi ragazzi ci troviamo alla Fiera di Roma, ma non come al solito a Romix, perché spesso vedete i video del Romix. Oggi ci troviamo qui alla incontro Orient Roma, incontra le nazioni, la Fiera dell'Oriente, insomma, poche parole, dove stanno tipo 30 padiglioni, 30 stand, un bordello, tutte le nazioni, cioè stanno... Questa Scozia, il padiglione scozzese, Oktoberfest che sta qua dietro di me, non si vede, ciao a te, perché non si vede, questa è la cosa dell'Oktoberfest. Qua invece c'è la zona araba, che ora ragazzi vi faccio vedere alcune caratteristiche, alcune quella tipo il caffè nella sabbia, ho appena visto ragazzi il caffè nella sabbia, lo andremo subito a provare. Ma ragazzi, come al solito vi ho detto, non prima che vi siete come al solito iscrivete al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre, dai 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 ragazzi. Qua invece come ho detto c'è sta il caffè arabo, ragazzi vediamo se o voglio poi passare già sto caffè nella sabbia. Non so se voi avete già visto alcuni TikTok, alcuni reel che c'è sta il caffè nella sabbia, ora lo assaggerò il caffè nella sabbia. Raga, questo ho detto, questo è il... Ah, ma no, come brucia, raga, è bollentissimo, raga. Mi sto ustionando le mani, mi sto ustionando, raga. Ma vediamo com'è, fai molto caffè. Allora, raga, come sapore è buono, è particolare. Non è il solito caffè che siamo abituati, però, raga, è molto intenso come sapore. Nonostante ci abbia messo tipo il fruttosio dentro. Mi piace, devo dire. Però raga, è ustionante. E solo qua, solo profumo tunisino, jasmine, una goccia dura 24 ore. Profumo? Sì. Questo è profumo? Sì, posso provare. Mettigli una goccia, amico mio, metti una goccia. Come? Fammi sentire. Senti, come te lo fai? Ma raga, ora vediamo a fine serata, quando me ne vado, se ancora si sente. Sì. Per domani o ancora? Ancora fino a domani dura. Domani. Stiamo alla Fiera dell'Oriente, Roma incontra l'Oriente, Roma incontra le nazioni, perché qua c'è sta pure Ergong cinese, giapponese, non so di quale nazione è, voi se lo sapete ragazzi scrivetelo nei commenti, io da ignorantone quale sono, c'è sta sto gong, ora proviamo a vedere se realmente suona o se sarà il momento che mi farò cacciare dalla fiera. Prova a vedere, suona veramente, raga. Se l'avete sentito, suona. Per ora non mi sta guardando nessuno male. Fammi nanna prima che mi cacciano dalla fiera. Siamo entrati nel padiglione dell'Oriente. Non siamo a Romix, se anche può sembrare dalla cosa qua dietro di noi. Non siamo a Romix, perché però qua c'è stata tipo un'installazione, tipo, non so se mi allontano un po' così vedete bene. O tu che c'è sta il ponte giapponese, raga, guardate quante più, però devo dire che mi piace. Qua invece se vi volete esibire, se siete esibizionisti, se sta il palco e vi mettete qua sopra, però non ci potete salire perché c'è sta a corda e non ci potete salire, raga. Però raga, ora vi faccio vedere un po' di cose di qua, di questo qua, tipo il samurai dietro di me, tipo il samurai dietro di me che vi saluta. Qua invece ragazzi devo dire che sono stato attratto da questi kimono, quasi me ne provo uno, raga, come starei col kimono, raga, come starei voi ragazzi, se l'avete usato qualche kimono scrivetelo nei commenti. Qua andiamo a vedere altra roba che ci sta qua in giro, altra roba che ci sta è un po' di statuine. Poi ragazzi, se siete stressati venite qua e vi fate fare massaggio alle tempie, massaggio al collo, ragazzi, se siete stressati vi fate fare sto massaggino dal massaggio
Shatsu, non lo so che massaggio è, massaggio thailandese, raga, massaggio thailandese, e fate fare massaggio al collo come loro, vedete? E qui c'è, vedi, c'è pure la cosa che vi aiutano a levare lo stress, che vi fanno il massaggio thailandese, ragazzi. Raga, devo dire che c'è un forte odore di incenso, manco stessimo in chiesa, però è piacevole, diciamo. Raga, e ovviamente qui non poteva mancare che il tempio buddista, raga, guardate questi Buddha. Se non volete andare in Thailandia così, venite qua e ci stanno i Buddha, ci stanno, e fate la meditazione. Loro sono quelli che vi fanno la meditazione, vi fanno. Raga, invece qua una cosa particolare, lo yoga della risata, raga, che non lo so, fatevi una risata e stiamo a posto. Vi faccio vedere un po' di cose di particolari. Questo non lo so, Hollywood, stiamo a... Ah no, questo è Bollywood, raga, ci sta pure Bollywood qua. Ah, guarda, ragazzi, guardate, mo mi faccio a cosa sulla passerella, raga. Raga, sono VIP. Raga, qua invece c'è sta anche il drago Shenron, oppure il drago de Mulan, come volete chiamare, è lui, il dragone, che mi sa che sputa pure il fumo da qualche parte, sta a sputare fumo. No, questo, raga, è l'incenso, c'è un forte odore di incenso, devo dire, qua. Però guarda, ci sta pure il dragone della storia infinita, raga, è lui, il dragone della storia infinita, è proprio lui, Poi se metti sopra e fa... Devo dire che ci stanno proprio tutte le nazioni, ci sta pure non so che nazione è questa, Incas, i Maya, vedi, raga, la fine del mondo, e loro qua ci stanno le sculture Maya. Devo dire, bello, mi piace, raga, mi piace. No, vabbè, raga, io pensavo sinceramente di averle viste tutte, perché tutti i tipi di massaggi più strani, più particolari, raga, ma questo secondo me è il massaggio migliore che possa esistere, il massaggio al vostro cucciolotto. Raga, pure gli animali hanno bisogno dei massaggi. Devo dire che però se sta bello calmo, effettivamente se sta bello tranquillo, e te credo, se sta rilassato. Raga, invece qua sto padiglione Unione Induista Italiana, raga, qua fanno tipo le meditazioni, non so se è una roba di meditazione, non lo so, però raga, guardate quanto è figo, raga, bello, a me piace Unione Induista Italiana, raga, se voi lo conoscete scrivetelo qua sotto nei commenti. E qua tutti gli opuscoli loro, raga, devo dire che sta fiera dell'Oriente mi sta stupendo, devo dire, Raga, qua invece c'è sta proprio la zona dei massaggi, raga, guardate tutti a fare i massaggi, credo che questo è il padiglione dei massaggi, perché è pieno, l'ho visto poco fa, anche tutti i massaggi, raga, guardate quanto sono bravi, sti cosa fai massaggi, raga, devo dire tanta roba. Raga, e qua invece c'è sta pure l'altalena, non so, è un'altalena particolare, ragazzi, se voi conoscete questo tipo di altalena, scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi, ragazzi, vi ho fatto vedere un po' di cose orientali, e quindi vi saluto con la tenda di, non so, mongola, giapponese, non lo so, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti se avete capito qual è
Noi invece ci vediamo al prossimo video nella sezione country e irlandese, ragazzi. Quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao cari!